Parte l'avventura azzurra a fare i puntati su Emanuele Giaccherini, il centrocampista d'Italia, ha visto salire le sue azioni in maniera sensibile negli ultimi giorni. Domenica 10 giugno ha buone possibilità di esordire in maglia azzurra proprio nella partita inaugurale del campionato europeo. Un esordio da brivido, visto che l'avversaria sarà niente meno che la Spagna, bicampione d'Europa del mondo. Un esame con i fiocchi contro i professori del calcio. Per il casentinese un finale di stagione straordinario, prima la conquista dello scudetto con la Juve, poi la chiamata di Prandelli. Un salto in avanti clamoroso, visto che Giaccherino non aveva mai fatto parte di nessuna rappresentativa azzurra in passato. Anche il maggiore quotidiano sportivo nazionale ha iniziato a parlare di lui, dedicandogli uno spazio in prima pagina più una grande foto con tanto di servizio nel paginone centrale. All'interno la storia di un ragazzo semplice che ama il gioco del calcio e che, partendo dalle categorie inferiori, è arrivato a vestire la maglia della nazionale. Il giocatore last minute. Prandelli stravede per lui e Giaccherino è pronto a ricambiare la fiducia concessa. Per gli appassionati di statistica, Giaccherini sarà il terzo aretino a vestire l'azzurro. In passato, anche recente, era stato Amedeo Carboni, senza dimenticare Spartaco Landini, anche lui azzurro negli anni 60.